svelata l'opera d'arte di Federico Fusi, in omaggio ai 150 anni dell'Unità d'Italia, giovedì 2 giugno 2011 11:59, l'inaugurazione oggi. Giovedì 2 giugno, durante le celebrazioni per la festa della Repubblica, Vezzini, tramandare la memoria in suo onore, consegnare alle nuove generazioni un futuro degno di questo nome. Quest'anno la festa della Repubblica si colora di ulteriori significati, contenuti ed emozioni, grazie alla concomitanza con la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Una ricorrenza, quest'ultima, che anche nei mesi scorsi ci ha sollecitati a ripensare e a riflettere non solo su un percorso storico intenso e complesso, ma anche sull'identità di Stato e di Nazione e sull'orgoglio di appartenere a un paese come l'Italia. E, con queste parole che Simone Vezzini, presidente della provincia di Siena, è intervenuto questa mattina, giovedì 2 giugno, nel corso delle celebrazioni dedicate alla festa della Repubblica. In questi mesi, ha spiegato Vezzini, abbiamo rafforzato ancora di più quell'impegno comune, volto a dare un domani a una grande storia e a una civiltà che accomuna tutti gli italiani, ricordando con orgoglio quei valori sui quali sono fondati il Risorgimento e l'Unità Nazionale. La Repubblica Italiana nacque dopo il dramma di una dittatura ventennale e di una guerra mondiale e trovò i suoi valori fondanti nella Carta Costituzionale. Non ricordare questo passaggio significherebbe non spiegare alle nuove generazioni che la nostra libertà e la nostra democrazia hanno origine in quella Costituzione. In quella carta dei cittadini che permise al paese, nei decenni successivi, di avere uno sviluppo, un progresso economico e sociale. La Costituzione, ha detto Vezzini nei suoi articoli, afferma imprescindibili valori di uguaglianza e di libertà, valori sui quali è possibile rimotivare le nuove generazioni verso la politica, le istituzioni, l'impegno sociale. Al di là degli egoismi e per il bene comune. L'inaugurazione dell'opera d'arte nel Palazzo del Governo. Nel corso delle celebrazioni dedicate alla festa della Repubblica è stata svelata all'ingresso del Palazzo del Governo, in Piazza Duomo, l'opera d'arte realizzata da Federico Fusi. Giovane artista locale, commissionata dal prefetto e dal presidente della provincia di Siena e selezionata dalla Fondazione Musei Senesi tra numerosi bozzetti pervenuti per ricordare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Sull'altorilievo posto nell'atrio del Palazzo del Governo, ha detto Vezzini, spicca una scritta che dice: a richiamo di memoria e consegno di futuro, sono, infatti, queste le ragioni che intendono contraddistinguere il nostro impegno attuale. Salvaguardare e tramandare una memoria e proprio in nome di quella memoria consegnare alle nuove generazioni un futuro degno di questo nome, l'altorilievo realizzato da Federico Fusi. L'opera d'arte, intitolata Italia 150, è un altorilievo in marmo scolpito e dipinto, voluto dalla prefettura e dalla provincia di Siena per lasciare sulle mura del palazzo, che ospita le due istituzioni, una testimonianza concreta e permanente dell'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia. L'altorilievo fonde tecniche tradizionali e nuovi media, conoscenza della tradizione e tendenza alla sperimentazione, concettualizzazione ed emotività, richiamandosi alla tradizione e creando un dialogo con la storia. L'opera è stata realizzata scegliendo il marmo del territorio, l'avorio della Montagnola, cavato a Sovicille. Ancora oggi tra i protagonisti della fabbrica del Duomo di Siena. La lastra, poi, è stata scolpita e impreziosita dalla posizione di pigmenti, posati ad acquarello sulla superficie scolpita, rifacendosi alla tradizione senese della scultura dipinta. Chi è l'artista? Dopo gli studi presso l'Istituto d'Arte di Siena e il successivo perfezionamento in scultura all'Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano con Alic Cavaliere, Fusi si è affermato sulla scena artistica nazionale e internazionale esponendo i suoi lavori in mostre personali, collettive e rassegne, sia in Italia che all'estero.